Buongiorno a tutti, oggi arriverò finalmente a Zara, ma la mia avventura non finisce qui. Infatti prenderò il traghetto per Ancona da Spalato, quindi altri 200 km. I croati hanno più barche che automobili parcheggiate davanti casa. C'è un traffico della Madonna, per la miseria, dai, salviamola, dai, vai di qua, vai via, dai, non è posto per te qua, bellissima, vai, 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 scappa, fuggi, brava, brava. Il saluto al sole, un disco di vetro multistrati del diametro di 22 metri che protegge 300 pannelli solari fotovoltaici, ha un gioco di luci in simbiosi con il ritmo delle onde del mare. The most beautiful sunset in the world, questa frase di Alfred Hitchcock sul tramonto di Zara, il più bello del mondo. Questo gigantesco organo marino è il protagonista musicale della città di Zara. L'imprevedibilità del mare, con la sua forza, moto, direzione e marea, crea un concerto perpetuo. Si può dire quindi che l'autore di questa sinfonia è la natura stessa. Buongiorno, sono a 100 km da Spalato.
abbandonato il mare per un po', sono proprio in mezzo a delle montagne. E alla fine di questa salita mi sono trovato davanti a questo bar come un miraggio. Amico, mi hai salvato la vita. In realtà la salita sta durando ancora un po', mi trovo in una zona dove c'è stato un bell'incendio. Discesa. Rivedo il mare. Quello che ho prenotato, addirittura tramite Booking, è questo. Sembra che ci sono i lavori in corso. Vediamo qua. Sono arrivato a Spalato un giorno prima del previsto, un paio di giorni per visitare benissimo questa città. Oltretutto Spalato merita, merita davvero ragazzi, è una città fantastica. Posso finalmente dirlo, complimenti alla mia viaggiola, è andata avanti come un treno, nessun imprevisto, tutto perfetto. E un elogio particolare anche ai pneumatici che ho acquistato, che sono gli Schwalbe Marathon, quelli normali. E anche una foratura in oltre 1000 km. Thank you. Il burek, buonissimo. Dolce tipico a base di verdure, questo è fatto con gli spinaci. Il palazzo di Diocleziano è un imponente complesso architettonico fatto edificare dall'imperatore Diocleziano, molto probabilmente fra il 293 e il 305 d.C., allo scopo di farne la propria dimora.
La cattedrale di Sant'Oimo era originariamente il mausoleo dell'imperatore Diocleziano. Facente parte del palazzo di Diocleziano e come tale è patrimonio dell'umanità. Fu convertito in chiesa nell'VIII secolo. Ora salirò sulla torre per una visione panoramica della città. Dođite ovdje ispred, vidim mašeš mi, može, može, ali slušajte dobro jer ću ja za taj kviz već sada davati odgovore. Ajmo krenuti s edukacijom. Mura i Drava, dvije su rijeke koje se protežu kroz čak 5 županija. Dove si fermano molte persone del posto. Vediamo un po' se riesco a mangiare bene oggi. Risotto al nero di seppia e fritturina con patate. Piatti semplici ma fatti veramente bene, in particolare il risotto veramente buono, il conto è stato giusto. E anche questo viaggio è volto al termine. Si torna a casa, ma non prima di essere attaccato da un gabbiano intento a proteggere la sua prole.